siamo pronti, adesso ci vediamo con tutti gli altri che vi presenterò e andiamo a camminare. Parte, abbiamo lasciato la macchina lì e arriveremo in cima alla croce del Prato Magno. Con noi oggi ci sono Mattia, Serena e Jacopo. Piccole informazioni: sarà un giro ad anello, durerà all'incirca 3 ore, il dislivello di 600 metri. Adesso abbiamo finito la prima parte di salita e ora c'è un pezzo di piano. Vedete, speravamo che il tempo fosse migliore. Beh, non piove fortunatamente, non nevica, ma c'è questo nebbione immenso che non ci permette di goderci il paesaggio, però bella atmosfera. Adesso c'è un punto tutto pianeggiante, prima abbiamo fatto un bel tratto di salita, penso che più o meno abbiamo fatto tutta la salita nel primo tratto, solo perché ci vogliamo tanto bene. Adesso quindi andiamo in cresta e poi arriveremo alla croce e vi farò vedere quello che riusciremo a catturare. A dopo. Bene, allora siamo arrivati, abbiamo già mangiato, qui è un po' freddino perché non sta uscendo il sole, beh, posto bello, assolutamente, niente da dire, c'è questa croce qua che adesso si vede poco, qui dietro, molto bella, e ora tra poco ripartiremo anche perché sta facendo veramente freddo, sinceramente non eravamo pronti, le previsioni dicevano che c'era sole, e non abbiamo tenuto conto, ecco, della nebbia. Bene, allora stiamo tornando giù, abbiamo preso un'altra strada, come vedete il paesaggio è un po' cambiato, la neve non c'è più e soprattutto la nebbia è andata via. Ma quello è andata via anche un po' in cresta. Abbiamo fatto già 2 guadi di 2 ruscelletti piccoli. Adesso, se non sbaglio, dovremmo andare ad una cascata.
vediamo cosa troveremo, non lo so. Abbiamo trovato anche un bel bivacco, bellissimo, nuovo, carino, un sacco. Monte Pratomagno è un monte che divide la parte, il Casentino dal Val d'Arno, è alto all'incirca 1500 metri e su in cima c'è questa croce, no? Questa croce ho scoperto un po' guardando in giro la storia, è stata fatta in onore di San Francesco. E quindi dopo sotto ci hanno fatto anche una piccola cappellina per sempre dedicata a San Francesco. Ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta a tornare. Allora, posso vedere meglio. Ok, naturalmente io sono sempre l'ultimo, è quello più affaticato. Bene, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi e se volete venire via basta che iniziate a seguirci su Instagram, dove pubblicheremo le camminate che facciamo. Ciao!